La classe dei talenti, buonasera e bentrovati al Teatro Regina Margherita di Racalbuto in questa serata dedicata a tre grandi nomi illustri di Racalbuto: Salvatore Puma, Luigi Infantino e Leonardo Sciascia, ai quali dedichiamo proprio questa serata, questo concerto lirico sinfonico. E qui facciamo un bel applauso, così partiamo al meglio in questo annuale appuntamento che ci fa ritrovare ogni anno in questo magico posto. Per questo dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale qui vicina, alla Fondazione Leonardo Sciascia, ma soprattutto all'Associazione Gioacchino Rossini, che organizza questo meraviglioso, magico concerto lirico sinfonico. Diamo il benvenuto all'assessore alla cultura Ivana Mantione per i saluti che ci arrivano dall'amministrazione comunale. Buonasera, assessore, ben trovata. Il teatro anche quest'anno apre le porte agli eventi natalizi in programma, che si sono svolti, altri che ancora si devono svolgere. Buonasera a tutti, benvenuti al Teatro Regina Margherita. Un caloroso saluto a tutti voi, anche a nome del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. È con grande piacere che questa sera qui al teatro ospitiamo il concerto lirico sinfonico La classe dei talenti, giunto alla seconda edizione per celebrare i nostri grandi talenti racalmutensi: Leonardo Sciascia, Luigi Infantino, Salvatore Puma. Un riconoscimento che viene dato a questi nostri talenti grazie a questo concerto che viene promosso dalla Fondazione Leonardo Sciascia con il patrocinio del comune di Racalmuto. Sarà sicuramente una meravigliosa serata all'insegna della musica, la musica che diventa il linguaggio universale capace di suscitare grandi emozioni. Su questo palco si esibirà l'orchestra siciliana, si esibiranno cantanti lirici di alto spessore, di alto livello. Per noi amministratori questo è indubbiamente motivo di grande soddisfazione, perché proprio questo è il nostro intento: è valorizzare il nostro teatro e offrire alla cittadinanza degli eventi particolari. E questo evento si inserisce all'interno di un ampio cartellone, come diceva Sandra, che ha avuto già, si è già svolto durante il mese di dicembre, e mancano gli ultimi appuntamenti. Un cartellone Natale a teatro creato proprio dalla Fondazione, dal Comune di Racalmuto, che su questo palco ha visto il susseguirsi di diversi tipi di rappresentazioni teatrali, concerti e quant'altro. Questa sera, proprio per coronare questo lungo percorso, abbiamo questo concerto. Da amministratori, dicevo, non possiamo che essere soddisfatti, perché proprio questo è il nostro intento: quello di valorizzare il teatro, quello di offrire alla cittadinanza questi spettacoli. Ma ovviamente dietro ogni spettacolo c'è il lavoro sinergico di tante persone, per cui ritengo doveroso ringraziare per tutto quello che è stato fatto durante questo mese da parte dei dipendenti del nostro teatro, dell'ufficio tecnico comunale, dei dipendenti della Fondazione Sciascia, perché ripeto, se le manifestazioni riescono è grazie alla collaborazione sinergica da parte di tutti. E in ultimo voglio nell'augurarvi un buon proseguimento di serata, colgo l'occasione per fare a tutti voi e alle vostre famiglie un augurio per un sereno anno nuovo. Grazie assessore, grazie per il suo saluto e il suo intervento. Sì, il teatro svolge benissimo la sua funzione, quello di Racalmuto veramente ci regala spesso degli spettacoli di alto livello come quello che è pronto per questa sera, secondo appuntamento con il concerto lirico sinfonico La classe dei talenti, evento culturale e musicale che, come sapete, è dedicato ai tre grandi nomi racalmutesi che già abbiamo citato. Vedrete come la selezione dei brani musicali li accomuna sia per lo stile di Puma Infantino tra Barbieri di Siviglia, Carmen ed Elisir d'Amore, e non mancherà la musica spagnola, per cui Sciascia era particolarmente affascinato, tanto è noto il suo interesse per la Spagna. Abbiamo conosciuto anche Sciascia sotto questo punto di vista. Entriamo nel vivo della serata, concediamoci una serata fatta di sobrietà, di delicatezza, di raffinatezza, di eleganza, come solo la musica lirica sa fare.
Questa sera tutti e tre, in un modo o nell'altro, verranno riportati alla nostra memoria con una selezione di brani davvero incredibile che ci riconduce al loro ricordo ma anche alla loro vita. Ma lasciamo le parole alla musica e lasciamo il palco all'Orchestra Regionale Sinfonica. Sono maestri, docenti provenienti da tutta la Sicilia, dal conservatorio, anche da scuole, con un'enorme esperienza. Direttore d'orchestra, lo conosciamo bene, lo accogliamo sempre con grande affetto a Racalmuto, il maestro Damiano Binetti. E seguiranno Sinfonia dall'Italiana di Algeri di Rossini. A voi, buona serata. Thank you.
Orchestra Regionale Siciliana, il maestro Damiano Binetti, complimenti, un bell'inizio davvero. Rieccoci ancora insieme. Va detto che il concerto è organizzato dall'Associazione Musicale Gioacchino Rossini con il maestro Salvatore Salvaggio, con il sostegno del Ministero della Cultura, dell'Ars Regione Siciliana, assessorato ai beni culturali dell'identità siciliana del Comune di Racalmuto, della Fondazione Leonardo Sciascia. Quindi complimenti a chi crede e sostiene la cultura e alla diffusione dell'arte in genere. Torniamo al concerto. La classe dei talenti con Puma, Infantino e Sciascia che hanno dato lustro a Racalmuto. Il concerto troverà un filo conduttore durante tutto il percorso. Prima di proseguire vorrei spendere alcune parole per la prima artista della serata, il mezzo soprano Giulia Alletto, originaria di Palermo, classe 1999. Ha cominciato a studiare pianoforte all'età di 7 anni. Nello stesso periodo ha preso parte al coro delle voci bianche di Santa Cecilia di Agrigento e in seguito al coro filarmonico di Santa Cecilia. Nel 2022 ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in canto lirico al Conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta. Attualmente si sta perfezionando presso la Scuola dell'Opera, Accademia del Teatro Comunale di Bologna. Il suo curriculum artistico è molto prestigioso, ma ci limitiamo ad elencare alcuni impegni dell'ultimo anno. Da febbraio 2023 è impegnata nella tournée Opera Domani. A fine maggio 2023 è stata Rosina nel progetto La Bottega di Figaro al Teatro Verdi di Pisa ed è stata anche giovane proessa nell'ambito del Gran Galà Lirica Sotto le Stelle. Quindi adesso è il momento di ascoltarla con il brano Una voce poco fa, tratta dal Barbiere di Siviglia di Rossini. A voi il mezzo soprano Giulia Alletto. Thank you.
Baritono specializzato nel repertorio del basso comico, si è diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore presso l'Istituto Musicale Pareggiato Bellini di Caltanissetta, seguito dal soprano Silvana Alessio Martinelli. Si è perfezionato con il baritono Bruno De Simone. Ha frequentato vari corsi di perfezionamento, tra cui quelli dell'Accademia Lirica Internazionale di Katia Ricciarelli. La sua carriera artistica di elevato spessore, poiché ha calcato i maggiori palcoscenici dei maggiori teatri internazionali, la conosciamo. Quindi stavolta voglio soffermarmi sulle cariche ricoperte. È presidente e direttore artistico dell'Associazione Musicale Rossini di Grotte dal 1996. È stato direttore artistico della stagione lirica del Teatro Regina Margherita di Racalmuto nel 2008, 2009, 2010. Fondatore e direttore artistico del Mito Opera Festival Valle dei Templi di Agrigento 2013, ambasciatore di Agrigento nel mondo dal 2017, dirigente provinciale di Agrigento Oxai Musica dal 2019, fondatore e direttore artistico dell'Orchestra Regionale Siciliana dal 2021, fondatore e direttore dell'Accademia dell'Opera del Teatro Regina Margherita di Racalmuto dal 2022. Veramente un curriculum molto molto prestigioso. Dicevo tutto questo perché adesso è il suo momento. Nel brano Udite o Rustici, tratto dall'Elisir d'Amore, interpreta il dottor Dulcamara, un cialtrone truffatore dalla grande parlantina che, spacciandosi per medico, sfoggia i suoi portentosi preparati. Ma non vende un Elisir d'Amore. Vende una buona bottiglia di Bordeaux.
arriva sul palco della classe dei talenti con il nostro applauso, il basso, il maestro Salvatore Salvaggio. Siccome è pur palese che io sono nato
ci lascia stupiti tutte le volte che si esibisce su questo palcoscenico, ma anche in tanti altri palcoscenici internazionali. Lei si è diplomata con il massimo dei voti all'Università di Musica di Tokyo, ha tenuto numerosi concerti in Giappone e in tutta Europa. Sapete di chi sto parlando? Del soprano Makie Enomoto, che ci sta per raggiungere sul palco la classe dei talenti con il brano Un bel dì vedremo, Madame Butterfly di Puccini, un'opera bellissima che narra di una storia d'amore tra una giovanissima fanciulla e il comandante di una cannoneria americano. Con l'orchestra regionale siciliana dirige il maestro Damiano Minetti, a voi il soprano Makie Enomoto. Thank you.
eccoci ancora insieme, conosciamo un altro protagonista della serata. Diplomato in chitarra classica presso il Conservatorio Cherubini di Firenze, affianca lo studio dello strumento con quello del canto sotto la guida di Tiziana Tramonti. Diplomato al triennio di canto presso il Conservatorio di Firenze con il maestro Gianni Fabbrini con il massimo dei voti, attualmente frequenta il biennio di canto dello stesso conservatorio, seguito dal docente Donatella De Bonini. Dal 2019 è allievo dell'Accademia del Canto Rodolfo Celletti di Martina Franca. Stasera interpreta un brano noto al grande pubblico, soprattutto per le interpretazioni di Luciano Pavarotti in occasione di diversi grandi eventi. Con il brano Nessun dorma, tratto dalla Turandot di Puccini, a voi il tenore Alfonso Zambuto. Legame di Sciascia con la Spagna, e il prossimo brano vuole essere un omaggio a Leonardo Sciascia. L'artista che sta per arrivare è nato in Germania, si è laureato al conservatorio a solo 21 anni presso il conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta sotto la preparazione del maestro Francesco Buzzurro. Nella vita è professore di musica, un maestro speciale
che ha approfondito lo studio della musica jazz e quella brasiliana e siciliana. In teatro e sul palcoscenico è il chitarrista di grande estro e di raffinata sensibilità musicale. Ha suonato in Belgio, Ungheria, Polonia, Spagna, Francia, Repubblica Ceca. Ha ricevuto premi e riconoscimenti, ha collaborato con il celebre chitarrista Richard Smith, chitarrista e docente di una delle più prestigiose accademie della California, e ha inciso diversi CD. Eseguirà il brano Concerto di Aranguez, secondo movimento, e vedrete come questo pezzo si colloca bene all'interno della manifestazione dedicata ai tre protagonisti della serata, soprattutto a Leonardo Sciascia, di cui è nota la sua passione per la Spagna. Lo accogliamo con un caloroso applauso qui alla classe dei talenti, a voi il chitarrista, il maestro Salvatore Sciascia. Thank you.
Salvatore Sciacca, un concerto nel concerto. Il prossimo brano, Habanera, la cui musica rievoca una danza di origine cubana che si è diffusa nei secoli soprattutto in Spagna, è molto simile al tango. È una danza popolare dal ritmo lento e non rigido, usata nella musica d'arte a partire dall'Ottocento. Habanera, proposta stasera, è tratta dalla Carmen di Bizet. Torna sul palco il mezzo soprano Giulia Alletto. Thank you.
cinema con il brano C'era una volta il West, un film del 1968 diretto da Sergio Leone. Il film è oggi considerato tra i migliori western mai realizzati. Ad eseguire il brano, accompagnata sempre dall'Orchestra Regionale Siciliana diretta dal maestro Binetti, il soprano Maki Enomoto in C'era una volta il West. Classico della musica italiana, eseguita ancora dal tenore Alfonso Zambuto, con il brano Voglio vivere così, una canzone popolare del 1941. Va detto che l'arrangiamento è stato realizzato da Antonio Giardina, il timpanista dell'orchestra. Ecco l'applauso. Accogliamo ancora il tenore Alfonso Zambuto con il brano Voglio vivere così. Oh,
avvicinarsi il nostro tenore Alfonso Zambuto con questo gran finale. Facciamo anche un applauso ai tecnici che subito hanno rimediato questo piccolo inconveniente. Era studiato. Simpatico il nostro direttore Binetti che sempre ci rallegra. E allora andiamo avanti con il concerto. Il prossimo brano, La Terra Brucia la Terra, tratto dal film Il Padrino, fu scritta da Nino Rota, di cui è nota la sua sensibilità nel cogliere la Sicilia della campagna. Forse anche per una certa malinconia gli si può attribuire una certa capacità a scrivere testi meravigliosi come Brucia la Terra. A voi il maestro Salvatore Salvaggio. Thank you.
si cambia completamente genere, visto che siamo a fine anno, ci concediamo anche Strauss, sì, mi suggeriscono, sì, l'Orchestra Regionale Siciliana diretta dal maestro Damiano Binetti ci regala un magico momento orchestrale tipico di Capodanno con uno dei più famosi brani di Strauss. Con il brano Hunter, Donne, Blitz e Polka, a voi l'Orchestra Regionale Siciliana. Buon divertimento! I nostri artisti. Thank you.
finito, se il pubblico è soddisfatto. Noi potremmo anche salutarci così, se non fosse che non siamo soddisfatti, vero? Perché qualcosa ancora ce la dobbiamo ascoltare. Maestro Salvaggio, riusciamo a organizzarci ancora? La sentiamo, Radensky March! Della Fondazione Sciascia, la Fondazione Leonardo Sciascia, la Regione Siciliana, l'Associazione Gioacchino Rossini di Grotte, i tecnici del comune, i custodi, gli impiegati comunali, i protagonisti del concerto lirico sinfonico, il maestro Alfonso Zambuto, il soprano Mattia Enomoto, il mezzo soprano Giulia Letto, per la straordinaria partecipazione il chitarrista Salvatore Sciacca che ci raggiunge. L'orchestra regionale siciliana, il direttore d'orchestra, il maestro Vinetti, e naturalmente l'applauso più forte va a lui, all'organizzatore di questa meravigliosa manifestazione, Salvatore Salvaggio. Questo è l'applauso del pubblico di Ratalmuto, la classe dei talenti.
sempre, viva la musica lirica, viva il teatro Regina Margherita. Maestro Salvatore Sciac, noi ci mettiamo da parte perché dobbiamo fare veramente la chiusura della serata con un altro brano. No, resta vicino. Sta casa aspetta. Allora, prima di salutarvi, io ovviamente vi ringrazio di cuore, ringrazio in particolar modo l'amico Enzo Sardo che fa queste battaglie, perché non sono cose, devo dire, semplicissime da fare a Ragalmuto, però la soddisfazione di portare la cultura, portare un'orchestra, portare dei cantanti lirici nella città di Luigi Infantino, di Salvatore Puma e di Leonardo Sciascia. È una cosa molto che dovrebbe rendere orgogliosi tutti, perché non è una cosa comune. Agrigento non la fa, Caltanissetta ogni tanto, Enna ogni tanto. Cioè, sono situazioni che hanno necessità del vostro sostegno, anche morale, umano, perché il rischio purtroppo è che le nostre città, no, si spopolano ed è facile che diventino poi delle piccole scampia se non c'è cultura. Quindi, noi la dobbiamo far diventare Vienna, okay? Non bisogna mai arrendersi. Quindi andiamo alle cose belle, funiculi, funicula!